E via. In diretta. Una parola del mister, ovviamente, prima della diretta. A questo punto non so che dire. L'ultima volta che si è parlato si è preso dei culi, roba da matti. È giusto stare in silenzio. Il silenzio. È d'oro. Anche la formazione, anche la formazione va da niente. Michè, Milan ha preso 2-0. Di mica, che cazzo sei, scusa? Via, si parte. Il Masiano affronta il Campiglio. La partita d'andata è stata un disastro per il Masiano. Vediamo se riuscirà a redimersi. Si parte da centrale. Pera, ci prova. Angolo. Bella conclusione provata da centrocampo di Pera. Andiamo, Napu. Forza. Ci va Baccelli. Baccelli al calcio d'angolo. Abbiamo intanto Napolitano libero nel mezzo. Nel mucchio selvaggio. E Leporatti. Sarà di nuovo angolo. È stato difensore del Campiglio a mandarla fuori. Ci va sempre Baccelli. Baccelli nel mezzo, potentissimo. Non trova l'uomo. Raffanelli dalla distanza. Non ce la fa. Dipende di rimessa. Andiamo. Primo frangente, ma è molto aggressivo. Leporatti prova sul secondo palo per Napolitano. Di testa, parte subito il Campiglio, ma è sicuro. Va bene, così. Dai. Meglio così. Va rimessa dal fondo. Ferretto. Corta, Napolitano sulla fascia. Prova a servire Baccelli che non lo trova. Raffanelli prova a entrare, ma il 7 al contratto fortunato e prova a saltare Napolitano che non ci riesce. Prende rimessa. Rimessa il numero 8 dentro. Non ci va nessuno per fortuna. Va Conti che spara su. Nel tennis. Si ripartirà con una rimessa del Campiglio. Nel mezzo per il numero 4. Prova a girarsi, non ci le fa. Conti prova a mandare via e subito dalla distanza il giocatore del Campiglio prova la trivella. Su. Si parte ancora una volta da Ferretto. Raga, nel mezzo. Chi c'è? Davanti? Davanti. Ci va Baccelli. Su. Vediamo se potrebbe provare addirittura il tiro. Potentissimo. Trova Armand in ottima posizione, si gira e prova il tiro, esce di poco, non impensierisce il portiere del Campiglio. Ci va l'estremo difensore del Campiglio, lancia su, cerca il numero 9, Raffanelli lo interrompe, si riparte ancora una volta da Ferretto, dialogo tra portieri. Va Napolitano. Napolitano, lui lancia su a cercare Pera di testa, bello stacco. E conquista un angolo. Bene, ci va Baccelli. Baccelli. Corta per Pera, non raggiunge subito di prima Baccelli da un'angolazione un po' difficile. Si parte con una rimessa del Campiglio. Nel mezzo, sempre cerca sulla fascia il numero 8 e prende fallo. Numero 12, sempre sulla fascia, corta sul difensore centrale, capitano, cerca il numero 9, bel passaggio infiltrante, al limite dell'area, non controlla e manda fuori, prende subito Raffanelli, lancia su, per Pera, bello stacco di testa, ma non lo premia, numero 9 che sbaglia, e serve Napolitano che prova a ricercare Pera, ma non ci arriva, Baccelli di prima, prende male, e riparte subito il Campiglio sulla fascia, numero 10, bel filtrante per il numero 9, che incrocia l'angolino, bella azione del Campiglio, bel dialogo a centrocampo e vengono premiati. E siamo sull'1-0, tempo? Corta per Baccelli, dietro per Napolitano, per Raffanelli, di nuovo per Napolitano, in mezzo per Baccelli, serve in profondità Napolitano, bello in prova di T. Prova di prima dalla fascia, bel tentativo. Nel mezzo,
va a pera, di testa, non è potente. E para il portiere, serve subito il numero 11 con la mano, ma è davvero troppo lungo la palla. Ferretto ancora una volta agli uomini. Al rinvio, ognuno suo. Rinvio dal fondo. Ferretto corta per Napolitano. Napolitano prova a servire il pera, ma trova il 10 e prende rimessa. Napolitano nel mezzo con le mani, le forate, prova a arrivarci, ma viene anticipato dal difensore del Campiglio. Va rimessa laterale del Conti, che riprende ancora un'altra rimessa nel mezzo. Il capitano era quasi riuscito a infilarla e lancia la rimessa velocissimo il Mazzano. In questo momento di prima Napolitano trova la pera, pera non stoppa bene, anche perché era un tiro e non viene fischiata la mano. Da centrocampo. Oh, andiamo, mettiamoci bene. Assegnata una mano, fallo di mano. Qui in questo campo il fallo anche da centrocampo può risultare pericoloso. Ci va Pera, letale in punizione. L'ultimo suo gol siglato appunto da fermo. Guardiamo se riuscirà a replicarsi. Tipica corsetta, tiro! Bella azione difensiva. Il difensore si trasforma in portiere. Va Raffanelli. Raffanelli nel mezzo per Piero. Bello! Bellissimo! Rimessa perfetta di Raffanelli. Sponda di Piero di testa. Bellissima spizzata e trova la girata fortunata di Pera che sigla il gol del pareggio. 1-1. E qui si comincia a credere. Da centrocampo, sassata, uscita largamente fuori. Ferretto, ennesimo rimessa dal fondo. Stacco del difensore, prova ad andare avanti di stacco, ma trova Napolitano. Napolitano sulla fascia, prova a seguire Baccelli, ma è scordinato. Numero 7 cerca l'attaccante, non ci arriva. Raffanelli lo ferma. Di piedi ci va Pera. Va bene, bravo Pera. Non ci arriva. Si riparte dal portiere opposto. Corta l'uomo sulla fascia, nel mezzo alta. Riesce, viene fischiato fallo. Fallo per il Campiglio. Stretti. Data distanza. Ce n'ha due. Ancora un'altra punizione da centrocampo, può essere davvero temibile. Intanto sassata alta, fuori misura. Ricordiamo per siamo sull'1-1. Davanti agli uomini. Ha siglato Pera su assist di Leporatti. Ferretto cerca ancora una volta gli attaccanti del Masiano, ma non li trova. E finisce fuori. Raffanelli va sempre di rimessa. Bellissime queste rimesse di Raffanelli, che a questo giro non viene premiato, ma è sempre essenziale. Ancora una volta Raffanelli va alla rimessa. Napo! Via! Lancia su Raffanelli, cerca Pera, viene spinto, ma ci va Baccelli dietro di lui. Prova a riservire dietro, ma trova il difensore, anzi riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo. Corta per Pera, da ottima posizione. Conquista un altro angolo. Va Baccelli. Baccelli scatenato. Nel mezzo. Vai, bravi. Va bene. Giratevi tutti! No, questo giro viene assegnato rimessa per il Campiglio. Troppo distanti. Lancio su, cioè a cercare il numero 10 che stoppa bene. Arma Pera, si gira. Va bene, rimettiamoci in campo. Libera. Su. Libera la palla. Va il numero 7 alla rimessa. Lancio su,
numero 10 non ci arriva di testa e il capitano manda in rimessa. Ancora Gori! Corta, il numero 10. Prova a saltare l'uomo, ma il capitano, bellissimo in tail di Baccelli, che però non trova la palla. Sulla fascia pericolosa del Campiglio, rimessa, troppo alta, il numero 4 non ci arriva. Il Masiano può avere un minimo di respiro, va Raffanelli, stoppa Baccelli, ma perde subito palla. Baccelli ne esce un po' addolorato. Un po' di ghiaccio, ragazzi, dai. Ricordiamo 1-1. Baccelli si rialza sulle sue gambe. Intanto è giusto premiare anche il fair play del Campiglio. Iuri lo vanno. Grazie, dai, Armando. Buono, grazie. Andiamo. Bella dimostrazione questa. Corta per il capitano del Campiglio, serve sulla fascia, il giocatore in mezzo per il numero 10, regista in questo caso, sulla fascia, prova il gol fantasia, ma fuori, Ferretto, tanto si scalda l'allenatore, Ferretto, lancio su, troppo potente forse, bravi, però non ci arriva, ognuno su, la palla passa al difensore estremo opposto, corta per il capitano, nel mezzo per il numero 4, viene prestato da Baccelli e libera su, cerca l'attaccante e riparte subito Conti che scivola. Bravi! Numero 9 torna in difesa e vede un po' di sistemare l'azione. Parte subito, ottima velocità, accelerazione del numero 10, che però non viene fermato. Napolitano, corta. Per Baccelli serve subito Conti, prova a entrare Tekel, qui Leporatti atterra il giocatore numero 10 del Campiglio e prende, e viene assegnato il fallo ai danni del Masiano, fallo in posizione pericolosa, ci va il numero 10, il giovanissimo. Tanto guardiamo un po', c'è in barriera Leporatti e Pera, bella sassata che si infrange sulla barriera, però l'ha ritoccata dopo che si è infrata sulla barriera, ha toccato un giocatore del Campiglio e quindi la rimessa è del Masiano. Ognuno al suo, davanti! Raffanelli lancia su a cercare Pera, ma non trova nessuno. Conti, stop, e prova a servire Baccelli, viene però intercettato nel mezzo, il numero 8 si distende da 2 e Napolitano, va bene, e Napolitano riesce a conquistarsi un'ennesima rimessa nel mezzo per Pera, non ci arriva, va Baccelli sempre di testa e Conti testata, e il Campiglio riesce a liberarsi e a fermare l'azione offensiva e riparte subito il numero 9 di testa per sbaglio Leporatti. Miracolo di Ferretto, ancora non si capisce cosa è successo, sfortunato questo che su rincocciolata, vabbè che l'altra volta ha sbagliato, però non questo, occhio, Vabbè. No, anche te, però. Gol. È 20 minuti e tu fischi a favore di loro, è 20 minuti, neanche a me, se non si prende si va via, va bene? Sì, va bene, bisogna essere in due, va bene? Bisogna essere in due, d'accordo? Dai, va via. Sì. Però mi raccomando, vuole andare via o no? Mi raccomando. No, devi rispondere, sì o no? E allora rimango, ora guardo i tuoi arbitri. Un attimo di show tra l'allenatore e l'arbitro dopo il secondo gol del Campiglio che arriva a quota 2. 2-1 il risultato a metà circa del primo tempo.
Dove va? Dove va? Dove va? Sono 5 metri. Sono 5 metri. Sono venuto a contare. 5 metri. Si infrange sulla barriera del, del campiglio. Pera fa mandargli la palla. Pera si gira in mezzo a tre, non ce la fa, riprende subito palla il campiglio. Tekel duro ai danni del campiglio. Pera si fa prendere dal nervosismo e viene espulso. Sì, ma io gliel'ho detto, volevo andare a casa subito. Espulsione di Pera. Espulsione di Pera al sempre al quindicesimo minuto, quindicesimo minuto. Quindi in svantaggio numerico e risultato. Intanto Leporati va ancora a contrattare con l'arbitro. Pera espulso, se ne va via come un eroe. Viene punito severamente il suo scatto d'ira. Si riparte con una punizione del campiglio. Ferma subito Leporati. E un altro tackle. Arbitro, allora, ora! L'ho visto, ragazzi! Ma per niente, perché io sono spazio nel mezzo, eh! Intanto qui... qui si inizia veramente a... a delirare. Palla a due. Va avanti il campiglio. Lancia su, Ferretto blocca. Qui ormai si è perso il Lavasiano, si è davvero innervosito in questo frangente. Non so se sarà positivo, non penso sarà positivo per la, la prestazione in, in squadra. Va Campiglio. Campiglio da ottima posizione. Grande miracolo! Grande, grande miracolo di Ferretto. Giocano sulla fascia il Campiglio. Napolitano intanto scatta e lascia la sua posizione libera. Riparte il Campiglio col numero 9. Di qua. Arriva nel mezzo il numero 10, prova a involarsi sulla fascia, serve il numero 7, 7 dietro, e il numero 4 che salta bene Baccelli. Numero 4, bella sassata, che però, però trova il piede di Raffanelli, che la mette in, in corner. Corner per il Campiglio. Dall'altra parte, sul secondo palo, s'accende il numero 4 e prova il tiro, esce di fuoco al lato del padre. Al lato del palo. Tanto Baccelli chiede il cambio, entra Pecchio al suo posto. Va Ferretto. Andiamo! Ferretto lancia su. Lancia su male e lo manda subito in rimessa. Messa per il Campiglio, lancia su, con una volta per il numero 9, che prova sulla fascia, serve il numero 10, bellissimo, numero 10 prova la conclusione da una posizione sulla fascia. Numero 13, mi dispiace, sono sempre confuso, perché c'è la terra sulla sua, sulla sua maglia. Guardiamo sempre sul 2-1. Stoppa bene Napolitano, si gira e prova il tiro, ma esce fuori. Che gonfi! La porta del Campiglio, corta, corta bella nel mezzo, riprende subito palla
Leporatti me ne ha affidato però Conti, mi dispiace, me ne ero affidato una rimessa per il campiglio. Dietro per il capitano, sulla fascia, cerca il numero 9 sulla fascia, se ne va via a Pecchio e prova la conclusione, trova però il lato della porta. Tanto informiamo gli appena connessi che la partita è sul 2-1, espulso Pera, quindi in minoranza numerica. Vediamo un po' cosa riuscirà a combinare in questi frangenti il Masiano. Cerca nel mezzo, però viene subito fermato bene Napolitano, salta l'uomo e si invola nel centro, fermato male dal numero 13. Da dietro? Ci va Conti. No, ci andrà Leporatti? Non lo so. Piede caldo. La punizione rasoterra, trova il difensore del campiglio e la rispedisce a Ferretto. Ferretto lancia su e branca impresa, va al portiere avversario. Intanto pericolo in difesa, bene Raffanelli di testa che rispedisce al mittente numero 4 dietro verso il portiere, va a pressarlo Pecchio. Tranquillo, vieni, aspetta. Tanto dialogano in difesa il campiglio, c'è il capitano di nuovo dietro per il portiere, sulla faccia per il numero 4, di nuovo di là dall'altra parte per il capitano. Intanto fanno melina, bene Raffanelli che di tacco manda in rimessa, ci credono sempre i ragazzi di Domenichini. Numero 9 perde palla a centrocampo e si invola Leporatti, prova il tiro! E stoppa bene il portiere del campiglio. Aiutarlo! 9, sempre sulla fascia per il capitano che serve il numero dall'altra parte, 10, il 13 nel mezzo, che non trova il giocatore che si spostava bene sulla fascia. In rimessa va Raffanelli. Raffanelli, su per Pecchio, spizzata di testa che non trova un bel epilogo. Al capitano, capitano del campiglio che si invola al centrocampo e serve il numero 9 sulla fascia, nel mezzo per il numero 13, bel piattone che fulmina Ferretto. 3-1, è importante adesso per il Masiano non demoralizzarsi e anche in svantaggio numerico devono riuscire a ripiazzarsi a modo e cercare la vittoria. Quindi siamo sul 3-1 per il campiglio. Pecchio dietro per Napolitano per Raffanelli si invola sulla fascia e prova a servire Pecchio, non ce la fa. Va rimessa per il numero 13 che di prima serve il portiere. Corta per il numero 4, di nuovo per il portiere. Mai fanno melina, nessuno lo va a pressare. Ragazzi, sveglia! Va bene, lascio. Lancio su per il numero 9. Che non riesce a soffare, riprende subito con Napolitano che serve sulla fascia a Pecchio, si gira e prova a saltare l'uomo, ma non ci riesce. Napolitano si serve bene Leporatti che si gira e prova il tiro, su deviazione stava per entrare. È giusto che Mediano provi queste conclusioni anche da distanze più alte, ma in questo campo è tutto è concesso. Pecchio la mette in rimessa dal fondo, ma palla al portiere, non c'ha tempo. No. Numero 4 nel mezzo per il 13 avanza nel centro, bene sulla fascia, prova di prima la conclusione, Ferretto ci mette la mano. Siamo sempre sul 3-1, intanto guardiamo ai telespettatori, vediamo il corner nel mezzo atterrato Raffanelli,
che va a prendere il sole. Non è nulla, non è nulla. Troviamo Napolitano, servito di mano, ma non ci arriva. Ci va il numero 7. Corta per difensore. Dialogano bene in difesa. Ragazzi, del Campiglio, ci va Pecchio a pressarlo. Anche Leporatti, e si riescono a conquistare rimessa. Va Pecchio subito per Leporatti. Leporatti duella col numero 4 in zona bandierina, ma non ce la fa. E si riparte con una rimessa da rimessa laterale. Corta per il 6. Dove sta il panno? Del di pera. Il mio. Leccamelo, va, anche il tuo. Una parola di Baccelli. Numero 10, 13. Bravo Raffanelli di Teichel, che riesce a impedire il tiro del numero 13 potente, che era anche in ottima posizione. Nel mezzo per il numero 4. 13. Ancora una volta. Serve bene il numero 9 in mezzo all'area, solo che stava facendo quello che vuole, ma Ferretto. Oh, di chi è? Dice no. Numero 4. Oh, ragazzi. Esce di pochissimo. Sì, ma lì è buono l'attaccante. Da 5 minuti. No, 10. 5 minuti. Per esattezza. Mi sembrava un più 2 di recupero, sono 12. Ferretto. Lancio su. Bene, le Leporatti di testa, però trova il numero 13 che serve sulla fascia il 15. Meno male, le Leporatti c'è. Rimessa laterale, e mezzo per il numero 4, bella. E tu vedrai, devo fare 4 volte contemporaneamente, devo anche stoppare la palla. Numero 7. Questa per il capitano e manda Gallina Conti. Leporatti. 9 dalla distanza. No, niente di preoccupante per il nostro falseondo. Va falseondo, va, dice qualcosa. Il commento tecnico. So che tu sei più abituato a commentare in secondo la pistoiese, però dai. Le web TV più seguite. Il 13 si invola sulla. È bello sulla fascia. E abbiamo avuto una vera e propria voragine sulla fascia destra del Masiano. Se serve bene il 13. Anzi, del Campiglio, il Conte, fascia sinistra, lasciato secondo solo. Il Campiglio si invola ancora. E siamo sul 4-1. Si innervosiscono i giocatori in campo. E l'arbitro. E l'arbitro decide che il primo tempo finisce qui. L'ennesima parola scambiata tra Leporatti e il mister, guardiamo come andrà a finire. Silenzio. Se lo fa lui lo posso fare anche io. Poi c'era un bomber per la gran forma, oggi è gran go. Quindi la partita non verrà registrata. Per ora ci siamo e tre simpaticissimi omini lo hanno vista. Che cosa? O almeno qui ce n'è tre, forse ce n'è anche bello, di più. Forse ce n'è anche di più. Cioè, te pensi, queste tre persone qui si sono rifiutate di guardare il Milan per vedere il two goal. Non essere proprio delle fiera fate del Il fan club. No, fan club per. Ti butta fuori da chiedere scelto. Sotto la doccia, sai. Comunque è un qualcosa di inguardabile, ragazzi. Dai, fu una parola, dai. Registra. Cioè, alla fine si giocava. Io penso che si giocava. Sì. Però un gol intanto inesistente, non è mai entrato. È lì dubbissimo, sì. Dai. Il gol. Poi questa espulsione sia a casa. Te che tu eri da buttare fuori. Sì, io l'ho buttato fuori. Me l'ho fatta apposta per te vendiato un po'. Di qua della liga. L'ho fermata. No, non è. La denuncia del vero, il tuo. Però il mio intervento era bellino. Era bellino il mio intervento. Che fa il Milan? Certo, altro quello del bigone. Qui ancora discussioni con l'arbitro, adesso ci va Domenichini.
Messi non mi ha fatto costruzione all'italiano. L'hanno detto per un mese e poi dopo ha fatto due gol italiani. Non si può fare. Vabbè, io due giovani, due più giovani del gruppo. Classe 90 e classe 91. Teino, no, facciamo una oletta per un arbitro decente. Sì, dove, arbitro io. 3-0. Ma tipo da farla abitare qui in questo gabbiotto qui. Sarebbe anche troppo, no? Dovrai vincere 2-1. Sarebbe male. Tanto qui sì. L'avevo detto fa per me. No, dai, ma non era un fallo da rosso. No, giallo sì. Giallo sì, però, ma da rosso no. Dopo 5 al massimo minuti, blu, al massimo blu. No, dopo 5 minuti, dopo la partita, forte. Ad un derby non si fa così, perché vuol dire avvantaggiare la tua squadra. Poi. Ma poi quel tipo. No, io non ho visto nulla, un po' se nulla, se no gli avrei fatto. Se ti sei una gamba testa. No, anch'io ho visto pure. Ma è stata una questione di un secondo. Si rientra in campo. Poi Briga dentro, Marco dentro. Briga entra al posto di. Entrerà a destra, ho capito. Penso al posto di Conti. Entra anche Agostini. Viene rivoluzionata tutta la formazione in campo. Ascolta, ci poteva stare, ma gli ho detto anche. Volevo fare il pallone, ma ti immagini, erano mezzo a quattro uomini, lo volevo fare apposta. Uno, due, tre. Nuova formazione del Masiano. Entra Briga, Pietrani, Napolitano, Pecchio, Agostini e Raffanelli? No. 4, 5, 6, sì, torna. Si riparte. Vediamo se in questo secondo tempo il Masiano riuscirà a recuperare. Intanto parte già male il Campigno. Dalla rimessa al Masiano. Lancio su di Napolitano. Bella spizzata di testa di Pietrani. Però ritrova subito e serve bene il numero 4. Il numero 9. Recupera palla sbagliata di Pietrani, si gira, serve il numero 4 che è davanti alla porta solo e fulmina ancora una volta Ferretto. Bel gol. Qui intanto la panchina del Masiano è più interessata alle decisioni dell'arbitro che alla partita in sé per sé. Piede caldo Agostini! Andiamo! Finisce alto. Si riparte dal estremo difensore del Campiglio. Tanto il risultato è sul 4-1 a questo punto. Questo secondo tempo è iniziato male per il Masiano, ma è tutto possibile. Si gira bene il numero 4 e serve il numero 9 che il numero 8 che la spara alta. Si riparte da Ferretto. Ferretto. Lancio su. Briga non riesce a riprendere palla. 4, serve nel mezzo bene. Numero 9 che prova il numero, ma Ferretto capisce tutto e glielo blocca. Sulla faccia per il numero 4. Numero 4 prova a saltare nuovo. Dietro per il numero 15, da distanza. Tiro potente, poco alto sopra alla traversa. Si riparte da Ferretto lancia su, ora cerca Agostini, ormai la tecnica senza più pera, la tecnica del lancio su è un po' inutile, tanto combatte sulla fascia il Campigno che se perde palla pressato da Pietrani. Va Pecchio lancia su per Pietrani e di tacco manda fuori il Campiglio. Va Briga alla rimessa per Agostini, controlla in un'altra posizione, prova il tiro, il Condor si rende pericoloso. Anche plasmo.
si riparte dal portiere del Campiglio sulla fascia, in mezzo per il numero 8, dietro per il capitano. Il capitano sulla fascia per il numero 15 e ritorna il portiere per sicurezza. Nel mezzo più il numero 8, l'ennesima melina del Campiglio in questa situazione. Avanza il capitano, serve sulla fascia il 15 che di prima intenzione prova a servire nel mezzo, ma sbaglia. Briga, prova a involarsi sulla fascia, ma non riesce a servire il compagno. Numero 4, ma prova a saltare Napolitano, che è sicuro. Dio vulcone! E perde palla al Masiano. Dall'altra parte, sull'altra fascia, prende palla il Campiglio, sempre sulla fascia, si accentra il Campiglio, prova a servire bene Briga, che blocca un'azione offensiva pericolosa. Brigo salta l'uomo, ma viene anche colpito, prende punizione e viene dato il giallo al numero 9, arbitro severissimo. Ricordiamo che il punteggio è sempre stazionario sul 4-1. Intanto il portiere prende nota sul taccuino. Napolitano, lancio su, bello, ma franca impresa il portiere. Di testa Napolitano, bene, soltanto finisce sul numero 7. E Pietrani prende subito palla e serve Agostini sulla fascia, nel mezzo per Briga, prova a girarsi di tacco, bene per Pecchio prova anche lui a saltare di tacco, ma non ce la fa. No, viene arbitrato male. Porca puttana. Vabbè. Palla per Campiglio. Di nuovo sulla fascia. Dall'altra parte il capitano sulla fascia. Nel mezzo per il numero 4. Sbaglia. Prende palla Briga. Prova il tiro. Prova. Agostini, rimessa corta per Briga, che non si intende con Agostini, che voleva il triangolo. Sulla fascia per il numero 15, prova il triangolo anche loro, ma non ce la fa. Napolitano prova a servire Agostini, ma in ogni caso prende una buona rimessa. Dall'altra parte per Pecchio, di prima, bello! Bella rimessa di Agostini, che serve sui piedi di Pecchio, e Pecchio di prima intenzione in zacca, il portiere rimane di ghiaccio. Q4-2 per il Campiglio. Masiano dà ancora segni di vita. Palo pericolosissimo da centrocampo e hanno asciugato un bel bucato. Intanto si riparte dalla difesa del Campiglio sulla fascia, velo del numero 11 che non trova niente. Napolitano sbaglia il lancio, ma il difetto serve Pecchio, che la lascia andare in rimessa. Nel mezzo per Agostini bello anche per Pietrani, che nel mezzo prende fallo. Qui ora va il Condor. Basta. Più di una volta è stato pericoloso nelle azioni da fermo. Speriamo che venga premiato. Ci va il Condor. Sassata. Tirata bene, raso serra, ma il portiere non si fa sorprendere e la stoppa. Riprende subito palla Pietrani e serve sulla fascia Pecchio. Va per il Masiano, va Agostini, rimessa nel mezzo a cercare Briga, ma non si intendono. Intanto riparte subito il contropiede il Campiglio, perfetto, Agostini in formissima. Prova a saltare l'uomo, dalla distanza prova il tiro e prende corner. Grande prestazione di Agostini in questo frangente. Vediamo 4-2, ancora tutto possibile. Nel mezzo Agostini. L'angolo non so, fa sottire niente di buono. Napolitano. Riprende bene palla. No.
intervento andato male di Briga, di intervento perfetto di Taker e Ferretto anche lui. Ah, uscita male di Ferretto. Speriamo che non si sia fatto niente di grave. Tipica pallata. Si è fatto male al polso. Entrano i dirigenti. Sì, 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 è il polso. Pera. No comment. Baccelli. Saluta gli amici di Stella. Dopo un po' di ghiaccio. Sembra Ferretto tornato in gran forma. Ecco il miglior dirigente sulla piazza che se ne va. Il giocatore di rugby mi ha messo meglio. Ma anch'io. Rimessa per il Campiglio sulla fascia nel mezzo per il numero 13. Si invola e salta Napolitano e prova la conclusione, ma è debole centrale. Ferretto corta per Aurel sulla fascia. Chiesa sbaglia il passaggio, interviene Napolitano. Per fortuna non riesce a riprendere palla al Campiglio. Va Ferretto. Lancia su, bel lancio. Di testa va il difensore del coso. Di prima, non si intende Opecchio. Oh! Briga di prima. Esce di poco sopra alta la traversa. Sulla faccia per il numero 15. Ci va Vecchio e Briga non si intendono. E Aurel si fa scappare l'uomo sulla fascia. Meno male. Erroraccio! Erroraccio del numero 11. E per poco la commette Ferretto. Si riparte da quest'ultimo però. Ennesimo lancio su a cercare Agostini. Agostini non ci arriva, non la spizza neanche. Capitano la ferma e lancia su. 11, bello di prima, che serve il 13 nel mezzo, che prova a riservire l'attaccante, ma il lancio è troppo lungo. Ferretto spara su, male. Briga riesce in qualche modo a stopparla, ma perde subito palla. 13, viene trattenuto. Va al numero 15, non chiede neanche vantaggio. Pecchio giustamente si incazza perché non ha chiesto il Pecchio ha ragionissimo. Ha ragione. Prendi un po' di iniziativa. Va due in barriera, Briga, Agostini. Va il numero 11 alla punizione. Sassata e si infrange sul difensore del Masiano. L'11 sbaglia, manda rimessa nel mezzo per Pietrani. Si gira Vecchio! Agostini, no! Il Condor sbaglia solo davanti al portiere. Ha sbagliato completamente. Capitano sulla fascia nel mezzo per l'8 al numero 11. Si gira bene, prende subito Pecchio, scatenatissimo dalla distanza, ma la prende male. Briga interviene sulla... Ma cos'è? Vabbè, via, ormai è un arbitraggio così. Numero 6. Porta per il numero 8, rende al numero 6. Di nuovo per il numero 8. L'ennesima melina. 11, bene, si gira, salta Napolitano. Stava per andare al tiro, ma Briga ferma. Rimessa subito per il numero 13, che stoppa bene. E sulla fascia però trova lo scatenatissimo Pecchio.
numero 15. L'11 solo, si gira bene, ma Ferretto non fa trovare di preparata. Così prova a saltare l'uomo, ma non ci riesce. E si riparte dal portiere del Campiglio, che serve sulla fascia bene. L'11 subito, salta l'uomo, zappata, Ferretto di piedi. Va rimessa con il numero 11, atterrato da Pecchio con una carica immensa. Ricordiamo il punteggio sempre sul 4-2 a circa 10 minuti dalla fine. Anche 15 minuti dalla fine. Va il numero 11, mi sembra, da distanza pericolosa. No, va il 13, sassata potentissima sul primo palo che pietrifica Ferretto, e il Campiglio si porta avanti di un'altra misura sul Masiano. Arriva sul 5-2. Va il Condor, che ha già detto che sfiocinerà. Tiro del Condor che si fa sulla barriera. Pietrani anche lui ci prova, prende rimessa. Va Agostini nel mezzo per Pecchio, prova di testa, viene fermato Napolitano dalla distanza, esce. Si riparte dal portiere, prova a servire il numero 11 e Pietrani protegge palla, rimessa della Masiano, ci va Pietrani, lancia nel mezzo per Agostini, stoppa bene, prova a servire Pecchio ma non riesce a darla via. Numero 13 intanto sulla fascia, fallo del Campiglio, palla trattenuta, ci va sempre Pietrani lancia su, Agostini viene anticipato, riparte subito il Campiglio contropiede, numero 11, fermato subito bene da 2, ci va Napolitano sull'uomo, lo ferma bene e si invola sulla fascia e la sassata! Finisce nel parcheggio, speriamo non sulla mia macchina. Corta per numero 15. Corta, nel mezzo. Riserve sulla fascia, il ragazzo del Campiglio. Nel mezzo per il 13 che avanza e scarica. Appena fuori dalla porta. Ferretto. Prova ad andare di testa Agostini, ma prende male le misure. Numero 11! Ferretto di pugno, manda in rimessa. Ennesima rimessa del Campiglio. Bello stop del giocatore del Campiglio. Il 15 si accentra e prova a conclusione. Bello, fermato da Pecchio, in formissima. Pietrani, sull'altra fascia. Cerca il giocatore, ma non si intende. Intanto mancano 10 minuti e il numero 13 prende palla su punizione, su rimessa del numero 15, si gira bene e spiazza Ferretto, 6-2 al campo di casa della Masiano. Ma Napolitano ancora una volta si infrange sulla barriera. Va Pietrani cerca bene. In mezzo per il numero 8, il nuovo emittente che sbaglia a servire il giocatore sulla fascia, finisce in rimessa. Messo per il Masiano, va Pecchio, prova a servire Agostini,
non ci arriva. Picchio, in mezzo per briga, stacca di testa! Oh, esce di fuoco. Sempre dialogano in difesa il Campiglio, va il capitano, lancia, ferma subito, bene Napolitano. Numero 15, recupera palla da Napolitano e spara, ma finisce in rimessa. Va verso il numero 11, che sbaglia di testa, per fortuna. Viene assegnato il fallo. Fallo per il Masiano. E qui viene bestemmia. Cartellino blu. Verrà espulso temporaneamente. Sarà fuori per un tempo. Ferretto. Intanto si sfoga sulla Madonna, intanto appena rientra in panchina. Ferretto. Il Masiano dovrebbe sfruttare questo momento di inferiorità numerica anche del Campiglio. Si riparte con una rimessa. Ci va Pietrani. Per Pecchio, prova a girarsi, va Condor, non ce la fa, perde subito palla. E il numero 5 viene fermato subito bene da Napolitano, che non controlla e finisce rimessa. Stop di Pecchio, in mezzo per Agostini, ma Agostini anche lui non controlla e finisce in rimessa. Corta, il numero 5 si gira e tira, bella parata di Ferretto. Vale in mezzo per il numero 13, palla alta, controlla il numero 15, di sinistro, spara alto. Sì, 5 minuti. Ferretto, ennesimo lancio suo a cercare Agostini, però non riesce a stoppare. Tanto che viene, chiama il time out il mister Domenichini. Lancio su, non è il Campiglio in questa situazione. Tanto la dirigenza non si trova impreparata a questo pallone. Veniva chiesto il time out, ma non è stato ascoltato, come tante altre cose. 13 non controlla e perde palla. Ci va Agostini a pressare, ma si riesce a servire lo stesso nel mezzo il numero 5. Napolitano ferma bene il numero 5, anche se poi la perde subito. Il 13 di prima, in tensione, tira e si trasforma in assist per il numero 5, che però non inzacca. E ora si riparte con una rimessa del Masiano, non prima del time però. 0-7, andiamo? Allora dentro il capitano e Rafa, di punta. Briga, fuori, allora, prendi questo, ti voglio dentro, vai fuori. Oh, cazzo, che stai? Guarda, che soddisfazione. Rafa davanti, forza, andiamo dentro, su. Lore, guarda, fa una cosa degna, guarda, reggi l'iPhone con una mano libera, bravo, non ci mette il dito magari. Ma ti sembra anche che Stefano Beschi abbia la nebbia? Bravo Briga. Un po' morto, ti voglio. L'avevo detto due settimane fa. Presidente. Ho fatto la pulizia anche lì. Legge di carie? No, forza. Vada i visori di me, cioè i spettatori. E guardavano anche le carie. Vanno! Si riparte. Ferretto.
Ancora l'ennesimo lancio su per Raffanelli. Bella spizzata. Entra fresco e insegna. Capitano lancia su per bella di Napolitano. Raffanelli prova a stare un uomo di tacco, ma viene fermato malamente dal difensore. Riparte subito, cortissima, Vecchio. Viene ribattuta. Viene fatto, segnato un altro fallo ai danni del Campiglio. Le Poratti. Fermi, senza muovervi. Basta Pierino, basta Pierino. Bella sassata, ma finisce alta. Mi è dato un pallone. Erroraccio. Ma si recupera bene il Campiglio. Un'azione offensiva. Bene Pietrani che salta l'uomo in difesa. Vai Raffanelli. Di Suola. Sbaglia. Va Raffanelli, si gira. Prova a saltare l'uomo, ciao. Raffanelli va rimessa e per poco non stava per nascere un contropiede del Campiglio. Ma Napolitano salta bene l'uomo nel mezzo, vede Napolitano e tira, finisce alta. Si riparte con una rimessa dal fondo del portiere. Portieri grandi dialogatori. Napolitano di testa, bene per Pecchio, subito per Raffanelli, che prova a servire Pecchio che viene fermato malamente sulla fascia. Posizione in ottima posizione, richiesta la distanza, ci andrà Le Poratti. Le Poratti. Sì. Oh, sigla su punizione. Su Pecchio. L'ha toccata Pecchio. Quindi siamo sul 5-2. Troppo lunga sulla fascia, il Campiglio sbaglia. Rimessa là, rimessa laterale, va Napolitano, lancia su per Michele. E non riesce a servire sulla fascia il giocatore del Campiglio, ma conquista lo stesso una rimessa. Numero 15 al capitano, dietro nelle retrovie. Di nuovo al mittente. Dalla fascia, bella sassata, ma finisce al lato. Ferretto, corta, per cosa? Ci arriva Raffanelli, ma non riesce a controllarla. Nel mezzo, ma sbagliatissimo del Campiglio, e anche Pietrani non ne approfitta di questo errore. Numero 15, Pietrani prende palla e no, su deviazione finisce in corner. Va Raffanelli. Siamo sempre sul 5-2. Prova. Per Napolitano, dalla distanza prova il tiro ma è debole. E lancia su, vede il numero 11 di testa Ferretto, bravo. Rimessa e triplice fischio dell'arbitro che manda a casa i giocatori, congeda le due squadre con un 5-2. Un calzino in meno. Dio, ma così come l'ha fatto? Hanno rotto con l'acqua. Non c'è male. Che fate? Questo è un altro piccione. Intanto torna a casa vittorioso il Campiglio. Ma è una serie sfortunata questa per il Masiano. Non ha fatto fake.
Lore, con la tua immensa saggezza, congedaci con una frase delle tue. Non è una merda. Bravo. Ma che cazzo vuoi? Qui dentro guarda. Quindi poi 20 minuti da due metri da lì sarà un po' portato anche peso e cose. E ora parliamo degli investimenti. Dai, chi dà, ma che bello.